Allora, rispetto all'atteggiamento che ha tenuto la questura in questo momento, quello che noi vediamo è che di fatto sta gestendo la questura, la realtà della città di Brescia. Vedere Piazza della Loggia diventata un parcheggio per blindati, macchine della polizia, macchine dei vigili, della Guardia di Finanza, dei carabinieri, è un affronto comunque a quella città e a quello che quella piazza rappresenta e ha vissuto. Quello che si è chiesto anche all'incontro col sindaco stamattina, con la delegazione che finalmente è riuscita a incontrare il sindaco, che da sabato ad oggi non si era ancora fatto vedere, aveva lasciato la parola alla vice sindaco e agli assessori. Finalmente, insomma, è riuscito a dare una parola anche lui e a dire quantomeno che non stanno gestendo loro, non stanno chiedendo loro queste cose. Comunque, quello che noi chiediamo è appunto sono spazi di agibilità politica e, come abbiamo fatto ieri sera, proprio metro a metro vanno conquistati proprio col presidi permanenti. L'appello che noi facciamo sarà al presidio di oggi, dalle 16. Probabilmente per il presidio di oggi si decideranno anche una serie di altre iniziative fino al grande corteo di sabato 28. Per cui vi daremo anche conto, sicuramente sia domani che giovedì che venerdì faremo delle iniziative e chiediamo appunto la solidarietà e a tutte le realtà di dare voce innanzitutto a quello che sta succedendo a Brescia, perché la questura sta comunque facendo controinformazione, sta continuando a far uscire delle veline per i giornali in cui racconta una serie di fatti veramente gravi. Il motivo per cui è iniziata la repressione sabato pomeriggio era che sul furgone erano presenti delle coperte della benzina e si pensava che stessimo preparando qualche forma di attentato, mentre la benzina, è bene ribadirlo, visto che nei mezzi di comunicazione quantomeno antagonisti è bene dire come vanno la realtà, la benzina era per il generatore, le coperte erano per il presidio permanente. Ieri invece il furgone ha detto che è stato caricato perché conteneva delle mazze, per cui stanno proprio cercando di fare un terreno bruciato intorno a noi, e quello che noi vogliamo ribadire più volte è che questa è una manifestazione pacifica, determinata e tenace e che non ce ne andremo finché non si otterranno appunto i punti importanti, ovvero la revisione della sanatoria a Brescia, l'ottenimento dei permessi di soggiorno e la conquista degli spazi di agibilità politica. Per cui ribadisco l'appuntamento con il presidio oggi alle 16, ma in qualche modo i presidi saranno permanenti e le iniziative andranno avanti fino al grande corteo di sabato, che a questo punto credo che non avrà più una valenza solo cittadina, perché stiamo ricevendo solidarietà da parte di tante realtà delle altre città che molto probabilmente saranno sabato in piazza con noi.